Buongiorno, buon lunedì a tutti. Oggi è lunedì 19 ottobre e oggi faccio qualche considerazione sul nuovo DPCM che è uscito ieri sera 18 ottobre, in data sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre e valido da oggi 19 ottobre, come c'è scritto nell'articolo 2, disposizioni finali, quindi è valido dal giorno seguente alla data della pubblicazione. Allora, eccoci. Dunque, allora, stando a leggere quello che è il decreto originale, cioè il 13 ottobre, perché questa è una modifica del decreto del 13 ottobre, poi vengo nel decreto di ieri, cioè del 18 ottobre, solo quando ci sono aggiunte o modifiche, ok? Allora, iniziamo col decreto del 13 ottobre. Dice, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui per le attività. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Ora, questa è un'aggiunta che aveva messo in seguito a quello che era il decreto, vi ricordate quello del 7, se non mi sbaglio, quello del 7 ottobre, dove all'articolo 1 diceva una cosa e l'articolo 5 ne diceva un'altra. Ricordo 45 quale minuti. Dunque, l'articolo 1,2, questo, è quello che è in parte. Solo questa parte qua è quello che in parte hanno aggiunto, anzi, questo è rimasto uguale. Hanno aggiunto il 2 bis che ora ve lo vado a leggere. Ora, loro hanno lasciato questo, cioè fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, numero 630 del capo del Dipartimento della Protezione Civile. Ora, io per essere più preciso possibile, ho detto andiamo a vedere cosa dice l'articolo 2 dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, numero 630, per capire, per rinfrescarci quali sarebbero le eccezioni già previste e validate. Ora io sono andato qui, questo è l'articolo 2, ve lo leggo di nuovo. Fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 3 febbraio 2020, numero 630. Quindi uno come me, un italiano medio, pensa che le eccezioni, quali sono le eccezioni di non mantenere la distanza e queste cose qua, le trova nell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 febbraio. Quindi io sono andato qua, articolo 2 dell'ordinanza del 3 febbraio, e lo leggo e leggo che praticamente qua non ci sono spiegate nessuna eccezioni. È semplicemente un articolo che dice che qua c'è la realizzazione di interventi per la presente ordinanza, il capo di Dipartimento della Protezione Civile si avvale di un comitato tecnico-scientifico, bla bla bla, Ministero della Salute, bla bla bla, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, bla 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 bla, in poche parole al comma 1 non dice nulla, è una sorta di che cos'è il comitato tecnico-scientifico, ma non parlano di eccezioni, e al comma 2 praticamente che non prendono soldi, almeno per la partecipazione al comitato non sono dovuti compensi ai componenti compensi, gettone di presenza o altri emolumenti. Tradotto, forse se lo traduco bene, se capissi bene anche cosa significa emolumenti, che anzi ce lo andiamo a cercare su compenso per la macinatura, compenso per retribuzione che si corrisponde o si riscuota a titolo di stipendio, di onorario o comunque come corrispettivo in denaro, per l'esercizio di una professione o per altro ufficio. Ah, beh, però, alla fine hanno usato cosa? Hanno usato tre. Strano quando utilizzano tre parole per dire la stessa cosa.
potevano semplicemente dire non prendo, non si prende niente, neanche un euro, da niente, neanche rimborso spese. Ah, però forse lì, ma rimborso spese? Perché in qualche modo, secondo me, laggiù loro dicono che non prendono un euro, però in qualche modo, figurati se non hanno modo di farsi, di guadagnarci qualcosa, non ci credo. Ma vabbè, ci fidiamo, beh, fidiamoci. Andiamo avanti con la storia del decreto del 13 ottobre. Come ho detto prima, dopo il 2 hanno aggiunto il 2 bis, quindi 2 abbiamo capito che qua io avevo inteso male, no? Perché qua fate salve le eccezioni già previste dall'articolo 2 ordinanza del febbraio, non ci sono spiegate le eccezioni nell'articolo 2. Dopo il comma 2 hanno aggiunto il comma 2 bis. Eccolo qua, l'articolo 1 dopo il comma 2 ha aggiunto il seguente 2 bis, dove andiamo un attimo a che sarebbe questo? Ora ce lo leggiamo. Allora, all'articolo 1 dopo il comma 2 bis, dove, che dice dalle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21, fatta salva la possibilità di accesso o deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti alle abitazioni private. Qua, questo comma, a parte questa ironia, state vietando tutto e il nulla, ma più che altro il tutto, perché qua quando dice che delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, ma ragazzi, dove si possono creare situazioni di assembramento? In qualunque posto si possono creare situazioni di assembramento, anche nella viuzza più remota è possibile che si creano situazioni di assembramento. In poche parole, cosa se fossi un sindaco o un presidente della regione come De Luca, io ho la possibilità di mettere il coprifuoco, capito? Ho la possibilità di mettere il coprifuoco in certe aree o addirittura in tutta la città. Perché nella mia testa magari certe persone potrebbero dire: ma la mia città è molto viva. Diciamo, è molto frequentata, è molto, diciamo, le persone girano parecchio, quindi c'è la possibilità che si creino situazioni di assembramento ovunque. Quindi, in poche parole, in quel punto lì, a quel punto lì potrebbe essere disposta la chiusura al pubblico di tutta una città intera e via. Dopo le ore 21 coprifuoco, ma realmente come in guerra. Andiamo avanti. Allora, c'è una modifica. Dunque, questo è il decreto del 13 ottobre, no? L'articolo 1, comma 3 rimane invariato. Fate stesso discorso di prima, se volete, fate fermo immagine, ve lo leggete, se no c'è nel decreto ufficiale, nella gazzetta ufficiale, scusate, alla voce 13 ottobre c'è appunto il decreto, perché questo qua è il decreto, come vedete qua, del 13 ottobre, numero 253, come potete vedere qua. Lo vedete? Vabbè, ve lo allargo un attimo, poi ve lo restringo un attimo. Vedete? Là in alto, questo è il sito che sono nel sito ufficiale della Gazzetta. Ora vi restringo di nuovo un attimo l'immagine. Allora, dunque. Poi a questo punto, dunque, il comma 3 è uguale, il comma 4 è stato leggermente modificato. E ora vi leggo cosa hanno modificato. Il comma 4 hanno modificato, hanno aggiunto, dopo le parole possono essere utilizzate, è inserita la seguente anche. Quindi allora, il comma 4 si legge così. Ora, ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate le maschere, utilizzate anche, qua in mezzo, hanno aggiunto anche mascherine di comunità. Perché non è solo quello, diciamo,
consentito, se vogliamo usare questa parola, ma si può utilizzare anche altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Io l'altra volta ironizzavo che se uno gira con un casco integrale ha un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, o la classica sciarpa, oppure, come vedevo al salone nautico quando ero andato là, c'erano persone che avevano dei plexiglass a forma di mascherina, una sorta di schermo protettivo anche carino, però fatto di plexiglass, ok? Quindi poi il resto del comma rimane uguale, cioè ovvero mascherine monouso, mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e al contempo che garantiscano comfort e respirabilità. Ma io ripeto, il comfort, per quanto mi riguarda, mascherine che abbiano comfort non ne ho ancora provate, eppure ne ho provate 4 o 5 di diversi tipi, ma mascherine che garantiscano comfort, bocciate tutte quelle 4 o 5. Respirabilità, ci sono alcune che fanno respirare, altre meno. Alcune che hanno, insomma, fanno respirare abbastanza, altre meno. Ovvio che se stai facendo un'attività più impegnativa ti limitano parecchio il respiro, perché, ripeto, se uno magari non fa attività sportiva, però per esempio deve correre per prendere il treno, è attività sportiva quello se devo correre per prendere il treno, ragazzi, perché a quel punto lì io con la mascherina schiatto. Veramente, l'altra volta c'avevo un fiatone quando sono arrivato in stazione che la gente mi guardava. E cosa guardate? A parte che non sono allenato, e poi se mi fate correre anche con la mascherina, tanto tanto peggio. Ma vabbè, andiamo avanti. Tanto poi le mascherine, come dicevano l'altra volta, tempo fa, mascherine dovrebbero cambiarsi ogni giorno, addirittura qualcuno diceva ogni 8 ore, vuol dire che magari un giorno uno se ne dovrebbe utilizzarne addirittura due. Ora qua dicono che nelle scuole ne danno una al giorno a ogni studente. Ora, se facessimo la stessa cosa anche noi, avremmo dovuto comprare tipo 180-200 mascherine da quando questa storia è iniziata. Parlo da marzo, aprile, insomma, marzo-aprile. Parlo di aprile per il fatto che da aprile si è incominciato a capire che le mascherine aveva un senso indossarle, perché a marzo la protezione civile per prima diceva che le mascherine le dovevano solo indossare chi era malato e chi era a contatto con i malati di coronavirus, di Covid-19. Ma andiamo avanti. Allora, dunque, l'articolo il comma 5 ha aggiunto, diciamo, dopo le parole delle mascherine di comunità. Questo qua, articolo 1,5, le parole delle mascherine di comunità sono sostituite dalle seguenti: dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ok, quindi in poche parole qua hanno eliminato la storia delle mascherine, bisogna avere l'obbligo delle mascherine, no, basta che hai dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E qua si apre un mondo, qua si apre un mondo che uno veramente può girare col casco integrale, e quello per me è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie ancora meglio di una mascherina. Casco integrale con la visiera tirata giù, ovviamente. Che non abbia che non sia aperta, che non abbia uno spiffero, così ovvio che deve respirare anche da lì dentro. Ma a parte questo, andiamo avanti. Poi viene modificato, viene modificato l'articolo 1,6, la lettera E. La lettera E, questa qua, dunque qua sono il decreto del 13 ottobre, era questa, praticamente competizioni, sport, quelle robe lì, è totalmente modificata. Questo qua del 13 non è più valido, quello che c'era scritto qua, la lettera E, è modificata da questa. Ora, questa qua è un po' lunga, la cerco di riassumerla. Poche parole, è consentito soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Come la intendo io, se io oggi voglio andare a fare un giro in bici, io non sono certo del comitato, diciamo, non sono certo uno della nazionale di ciclismo, infatti non sto facendo il Giro d'Italia, però facendo un giro in bici, quello è uno sport individuale.
come la intendo io, quindi quello è concesso, ma anche giusto che sia concesso perché dal momento che individualmente sono da solo e non vado con nessuno o al massimo tengo le distanze, direi che è concesso. Così, il pensiero di un italiano medio, eh. Poi comunque qua continua a parlare riguardo agli eventi organizzati da organismi sportivi internazionali e quindi per tali eventi e competizioni è consentita la presenza dunque andiamo fino più o meno qua è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi dei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere. Allora, io lo sapete che, allora, mi piace un po' menarla, ma soprattutto essere preciso. E non ce l'ho col Giro d'Italia, ragazzi. Amo il Giro d'Italia, lo sto seguendo quasi ogni giorno. E un abbraccio a tutti i corridori. E anche a chi c'è dietro i corridori, ovviamente, lo staff e i giornalisti. Però, mi spiegate come possono stare a calcolare il 15% della capienza massima, per esempio, di uno spazio che sta intorno alla linea del traguardo del Giro d'Italia, ok? Com'è che fanno a calcolare il 15% di quello spazio lì, di persone che potrebbero stare lì? A quel punto lì vuol dire che comunque si utilizza quest'altra parte dove dice comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive. Ok, però a questo punto cos'è? Andiamo a settori, tipo settore traguardo massimo 1000 spettatori, settore ultimo chilometro massimo altri 1000 spettatori, settore ultimi 2 km, settore diciamo secondo penultimo chilometro. Mettiamolo così, massimo altri 1000 spettatori, perché comunque il Giro d'Italia passa all'aperto, non lo sappiamo. Però mi sorge un'altra osservazione, comunque, questi 1000 spettatori creano degli assembramenti, anche se qua parrebbe consentito che comunque appunto per tali eventi e competizioni, che dove è consentita la presenza del pubblico all'aperto, ci sarebbe una percentuale da non superare il 15% della capienza, che come ho detto, come fai a dirmi la capienza dell'arrivo d'Italia, per esempio a Milano, vedremo un po' quanto ci saranno lì, ma Milano se arriva in una piazza che non mi ricordo dov'è, dove la capienza magari di solito ci stanno 10.000 persone, ce ne fai stare 1500, ma il 1500 però sono tante, eh. Poi però magari ce la prendiamo con quei 40 persone che sono al matrimonio che non si può. E vabbè, lo sapevate che arrivava al menaggio, ma perché non si può non menarla? Non, nulla contro lo sport, però questa non è adeguatezza e proporzionalità. Dal momento che comunque sia, non voglio che fermiamo tutto, ci mancherebbe, però non continuiamo a ripetere la parola adeguatezza e proporzionalità che non esiste, non c'è, non la vedia, non la vedo. Allora, poi, articolo 1, comma 6, lettera E. Abbiamo detto che è stata totalmente modificata, poi è stata anche totalmente modificata la lettera G. La lettera G è stata, che era in origine era questa, l'hanno totalmente cambiata con questa. E la leggo. Allora, la lettera G è sostituita dalla seguente: lo svolgimento degli sport di contatto come individuati, leggete. Vabbè, poche parole, qua a quanto ho capito, loro sospendono solo gli sport di contatto per quanto riguarda eventi di carattere ludico amatoriale. Quindi, se uno organizza un evento, lo fa, diciamo,
organizzato, non è più amatoriale, quindi si può fare, ovviamente stando a seguire le misure di sicurezza, anticontagio, eccetera, eccetera. Andiamo alla lettera successiva, la lettera, il comma 6, lettera L, dove viene leggermente modificato, ok? Allora, qua viene semplicemente modificato dove dopo le parole sono consentite sono aggiunte le seguenti dalle ore 8 alle ore 21. Allora, dunque, originalmente la lettera L diceva dov'è? Messa? Eccola qua, sì. Le attività di sale gioco, ah, sale gioco. Sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le regioni e le province. Ah no, scusate, dopo consentite, vedete che poi non si capisce nulla. Sono consentite, sono aggiunte dalle ore 8 alle ore 21. Quindi, in poche parole, su scommesse, sale e bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la contabilità dello svolgimento delle suddette attività, eccetera, eccetera. In poche parole, le sale gioco, sale scommesse, lì va bene tenerle aperte. Andiamo avanti, allora, dunque, è stata modificata anche il comma 6, lettera N. Come potete vedere qua, dice, alla lettera N il quinto periodo è sostituito, anche lì io vorrei capire cosa significa il quinto periodo, dal momento che la lettera N è questa. Qual è il quinto periodo secondo voi? Cosa intendono per quinto periodo? Beh, qua inizia con restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e qua quello che dicono che è sostituito è sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale previa adozione di protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio, di nuovo, praticamente come protocolli validati dal Comitato. E qua di nuovo ci riporta al fantomatico articolo 2 del 3 febbraio 2020, dove sembra che qua potremmo trovare adozione di protocolli validati. In realtà non troviamo niente come abbiamo visto poco fa. Poi qua continua dicendo, secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Chissà alla fine come faranno, come appunto certi eventi sportivi, a garantire la distanza di almeno un metro quando vediamo che è evidente che non è possibile, e mi riferisco comunque al pubblico, perché ovviamente in certi sport o lo fai o non lo fai, nel senso il calcio non puoi garantire la distanza di un metro fra due giocatori di calcio, è impossibile, come in altri sport. Dunque, quindi a questo poi hanno a questa appunto modifica al quinto periodo, che io devo ancora capire quinto periodo loro cosa intendessero, perché qua io qua mi sembra che sia tutto un pezzo. Vabbè, comunque qua diceva appunto, parlava l'N, parlava delle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone. Nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, in poche parole, un matrimonio, esempio, come dicevano ultimamente, è consentito partecipare al massimo 30 persone, ovviamente oltre i due sposi, no? Quindi 32 persone in tutto, come la vedo io. Invece in altri posti dove, per esempio, mettiamola, certi eventi sportivi anche al chiuso, abbiamo visto prima che eventi sportivi al chiuso, dov'era la lettera E, eccola qua, 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, vuol dire che o il 15%, come dicevano, 200 spettatori sportivi, vuol dire che magari se noi utilizziamo, che ne so,
una chiesa per farci, assurdo, una chiesa per farci, oh, vabbè, facciamo così, d'ora in poi ci sposiamo in un campo di calcio, vuol dire che a quel punto lì, sposandosi un campo di calcio, potrebbero avere 200 invitati invece che 30 invitati. Come la vedete questa idea, ragazzi? Ok, dal momento che di solito ci si sposa in chiesa le cerimonie, i eventi religiosi sono 30 persone, però a quel punto lì usiamo lo stesso posto dove utilizzano gli eventi sportivi e diciamo di avere la stessa, diciamo, se è possibile, limite che utilizzano per i centri, per le manifestazioni sportive nei luoghi chiusi, per esempio il 15% o 200 spettatori. Ma qua ovviamente se teniamo per esempio uno stadio di 1000 persone, 15% sarebbero 150 persone, o se no al massimo 200 spettatori, ma vincerebbe direi la percentuale. Quindi in quello stadio possiamo invitare fino a 150 parenti, amici, ovviamente stando alle linee guida. Questa la vedo io come d'ora in poi ci si sposa nel 2021 negli stati, oppure nei palazzetti sportivi o comunque in quei posti così. Vabbè, sto sempre facendo un po' di ironia, fra una cosa e l'altra. Dicevamo, allora, dov'è che eravamo? Allora, mero un attimino. Ah, dopo la lettera N, dicevo, quella che era l'ordinanza delle sagre, che hanno appunto cambiato il fantomatico quinto periodo, che non ho ancora capito quale per loro fosse mai il quinto periodo. Probabilmente dopo il punto, qua sarebbe un periodo, due periodi. Allora, se leggiamo i punti, qua c'è il punto, quindi finisce il primo periodo, qua finisce il secondo periodo. Dov'è l'altro punto? Terzo periodo. Dov'è l'altro punto? Quarto periodo e quinto periodo. Punto che finisce, eh? Ah, qua praticamente. Ah, magari boh, dopo il punto, magari l'hanno aggiunto. Vabbè, dai. Però qua hanno detto che il quinto periodo è sostituito, quindi non è un'aggiunta. Quindi, vabbè, io ripeto il quinto periodo, ragazzi, non riesco a capire quale sia per loro. Ripeto ancora, continuo perché sono noioso e mi piace essere noioso a volte, ripetermi, quando faranno dei decreti e li chiameranno nuovi decreti, sarà quando, per esempio, questo comma lo riscriveranno con queste modifiche, eccetera, eccetera, tutto quanto. E quindi poi riscriveranno tutto il decreto precedente, per esempio questo, con le modifiche apportate come descritto nel decreto, per esempio, di ieri sera. A quel punto lì potremmo definire un nuovo decreto, se no queste sono modifiche al decreto del 13 ottobre. Non prendiamoci in giro. Andiamo avanti. Hanno aggiunto, dopo la lettera N, la lettera N1, N-bis, dove dice: sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. Vabbè, in poche parole, qua raccomandano, però di divieti io ne vedo pochi finora, eh? Cioè sì, ce n'è. Di divieti, però qua comunque sia sono raccomandazioni, sono concessioni, è consentito, ma non è detto, per esempio, in alcuni comma dove per esempio appunto qua è vietato, sono vietate sagre, ok? È semplice. Non è che dicono è consentito e comunque sia sarebbe raccomandato. Vabbè, poi dopo l'N bis andiamo alla lettera R, dove la lettera R originale, che sarebbe questa qua, che parla dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole, viene totalmente sostituita da questo. Ora, questo qua è un comma lungo.
Anche questo non ce lo leggiamo tutto, parla che insomma delle scuole. Ora ve lo leggete semmai voi con calma. Che la didattica ed educativa, fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione del Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali. Le istituzioni scolastiche, istituzioni, scusate, scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi dell'articolo 4 e 5 del decreto dell'8 marzo. Si incrementa incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza. In poche parole, didattica in presenza sarebbe che uno va a scuola e i bambini, i ragazzi vanno a scuola, dove in certi casi, se uno ha la possibilità di studiare a casa, direi che forse sarebbe anche magari utile farli studiare a casa, nel senso se uno può fare, è anche vero che il problema principale è che non tutti, ok, hanno internet, non tutti hanno un computer, non tutti hanno certe cose che potrebbero aiutarti a studiare a distanza. Vabbè, il computer serve poco, diciamo principalmente internet è un apparecchio elettronico come potrebbe essere un cellulare dove tu segui la lezione online. A quel punto lì ti basta anche un foglio e una matita come ai vecchi tempi. Una penna, vabbè. Poi qua comunque sia parla degli ingressi e di uscita degli alunni attraverso un eventuale utilizzo di turni pomeridiani disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. Vorrei capire perché l'ingresso non deve avvenire prima delle 9. Cosa c'hanno da pulire? I banchi? C'hanno da pulire le scuole? Le classi? Direi che un'ora non ce la fanno a pulire, vabbè. Comunque qua è lungo e andiamo avanti, ve lo leggete con calma voi, è una solfa dove alla fine comunque sia la scuola deve rimanere aperta come le sale giochi devono rimanere aperte con poco senso e dal momento che come il virus attacca anche prima delle 18 o delle 21, il virus attacca anche in luoghi come quello, che poi i bambini, i ragazzini siano meno propensi a prendere il virus e sicuramente in meno pericolo di avere conseguenze sulla salute o comunque che la salute peggiori, questo è un dato di fatto mondiale, direi. Andiamo avanti, dopo la R andiamo alla T, la T dove anche qua la T viene, eccola qua, è sostituita dalla seguente ora, quindi io vi leggo la seguente, direttamente cosa hanno sostituito. Dice, le università, sentito il comitato universitario regionale di riferimento, predispongono in base all'andamento del quadro epidemiologico piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed in ogni caso del rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, di quella legato 18, nonché sulla base del protocollo della gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19, di cui l'allegato 22, che poi ora semmai ci diamo un'occhiata, però non finiamo più qua. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano per quanto compatibili anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Andiamo di nuovo a vedere cosa significa questa parola, bambini, che io sono una capra. Allora, dunque, coreutica, che insomma, anche qua, coreutica non c'è, non te la dà, non c'è, perché non c'è? Dai, su coreutica, vuoi vedere che ho scritto?
Che qua fanno i diffidai su, la pubblicità non ci interessa. Questa non è mia intenzione far pubblicità, perché la odio. La odio la pubblicità. Avevo messo lo spazio per quello che non la trovava? No. È una parola che non trova neanche il dizionario. Pensa un po'. Allora, vabbè, facciamo un po' così, perché sono in questa modalità inglese, quindi essendo in modalità inglese, probabilmente dovevo scriverlo con l'accento. Allora, relativo al danzare in coro. Danzare in coro? L'arte della danza. Ok, quindi coreutica, come si dice, è danzare in coro. Quindi in poche parole cos'è? La danza è concessa? In coro, magari la danza a distanza, stiamo distanziati e danziamo su un palco a distanza come a teatro, dove non ci si prende più, non ci si avvicina più, eccetera. Vabbè, dovevamo dare un'occhiata all'allegato 19, allegato 18 e allegato 22. Diamogli un'occhiata, va, allegato 18, allegato 22. Allegato 18, allegato 18, ma è qua o nell'altro decreto? Allora, dunque, dov'è? Sezione 2.9. No, mi sa che qua non c'è allegato 18. Scusate, poi questa parte qua semmai la taglio. Qua non c'è qua l'allegato 18, l'allegato 18 probabilmente era qua nel vecchio decreto, cioè nel decreto quello del 13. Beh, sì, è vero, perché in effetti fa riferimento sempre al decreto del 13 ottobre, quindi ovviamente dovevo cercarlo. In effetti ci sta, ci sta, però uno cos'è che lo cerca? L'allegato 18 nel decreto del 18. Come logica, poi se non mi scrivi che l'allegato 18 mi informi, mi ricordi che l'allegato 18 magari sarebbe nel decreto del 13, uno magari lì per lì non gli viene in mente. Allora, l'allegato 18, se riusciamo a trovarlo, attenzione, qua siamo al 19, quindi l'allegato 18 è questo. La ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore dell'anno accademico. Vabbè, qua ce n'è troppo da leggere. Ora, se no non finiamo più, il video già è lunghissimo. Già dovrò tagliare un sacco di cose. Vabbè, andiamo avanti. Dunque, andiamo su a dove eravamo prima. Ci sono, allora siamo quasi arrivati in fondo. Il punto e del comma 6, sempre nell'articolo 1 del 13 ottobre, viene sostituito da quanto segue, è scritto del decreto del 18 ottobre, cioè tutto questo, però leggiamolo velocemente. Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite, dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo. Vi ricordate che c'era stata in giro la storia che qualcuno aveva chiuso alle 24 e aveva riaperto a mezzanotte e un quarto, perché non c'era la indicazione di quando uno doveva anche aprire. E quello anche per dire che comunque laggiù fanno sempre le cose a metà, e quando uno fa le cose così a metà e si scorda che mette l'ora di chiusura, ma non mette per niente l'ora di apertura, e questa è la correzione perché se ne sono accorti dopo. Questo è il perché ci siamo trovati a oggi, ottobre 2020, ancora in questa situazione, perché laggiù c'è la gente che ha mezzo neurone. Andiamo avanti.
sono consentite dalle 5 sino alle 24 con consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo. Attenzione. E sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Vabbè, in poche parole, qua lo Stato si lava le mani e passa la patata bollente alle regioni e alle province autonome, dove devono loro preventivamente accertarsi della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività. Laggiù fanno a metà le leggi e poi di quelle metà che fanno danno alle regioni il compito di gestire loro stessi poi tutto questo vespaio, ok? Eppure, se una regione dovesse fare di testa loro e magari allentare le disposizioni o restringerle, magari loro avrebbero anche da ridire. Ora, adesso no, perché restringere, avevano detto che restringere le restrizioni è consentito, però non è consentito allentare le restrizioni. Questo però chissà che se era sempre di questa linea di pensiero il governo a marzo, quando era scoppiato, marzo-febbraio, quando era scoppiato quella cosa in Lombardia. Chissà chi ci aveva ragione lì. Andiamo avanti. Allora. Niente, qua quindi questo è un cambiamento del comma 6.ee. Ancora un penultimo cambiamento è al comma 6.ff, dove dopo la parola siti sono aggiunte le seguenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade. Andiamo a vedere cos'era l'originale. L'originale era questo: restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti, quindi da qua ci si aggiunge nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Diciamo che qua si erano scordati le autostrade, lo Stato, chissà, una cosa, questa cosa qua di assicurare in ogni caso rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Allora, in realtà nessuno assicura niente, o quasi nessuno assicura niente, perché io vado in treno, vado sugli autobus. E anche se mi mettono comunque sia sul sedile, qua non ti puoi sedere, quello non è un assicurare il rispetto della distanza interpersonale, quello è un divieto scritto, se vuoi, o comunque sia un suggerimento, o comunque sia una raccomandazione, o chiamiamola come vogliamo, ma in realtà non mi stai assicurando il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Teoricamente uno dovrebbe teoricamente, cosa assurda, dovrebbe smontare il sedile e a quel punto lì assicuri la distanza, anzi in quel caso lì neanche l'assicuri, perché vediamo che negli autobus, stando in piedi, ci si sta anche più vicini. Vedete come sono ammassati, per esempio, le persone dentro le metropolitane, dentro gli autobus, anche dentro i treni. Però i treni ultimamente li vedo, almeno dove sono io, un po' più vuoti, un po' non così affollati, mettiamola così. Sarà che forse vado nell'orario giusto, dove ci sono meno persone. Ora, ultima modifica è all'articolo 3, comma 1a, dove hanno aggiunto il comma 1a bis. E quindi è questo. Dunque, dopo la lettera A è inserita la bis, dove dicono: alla fine di rendere più efficace il contact
tracing attraverso l'utilizzo dell'app Immuni è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, interessante questa cosa, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. Ora, ci dicono tutti che Immuni, insomma, rispetto alla privacy e tutto quanto, qua in poche parole, a me fa intendere che in caso di presenza di positività è un obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale accedere al sistema centrale di Immuni e caricare il codice chiave in presenza di caso di positività. Come la vedo io, qua questo è semplicemente un dubbio che mi sale, cioè dov'è. Cosa stiano facendo? Cioè, dà l'idea che loro in questo modo mettano, se vogliamo usare questa parola, a repentaglio la privacy delle persone che hanno l'app Immuni, nel senso che comunque sia, anche lì è una presa per in giro, perché allora, dunque, l'app Immuni protegge la tua privacy. La mia privacy, come la vedo io, è che neanche i miei genitori, per esempio, dovrebbero sapere dove sono andato ieri sera. Quella è la mia privacy. Quella è la privacy nel dato di fatto. E a meno che uno non sia veramente sottoposto a diciamo a qualcosa di legale, e ripeto, qualcosa di legale tipo a investigazione per qualche reale fatto che abbia mai fatto, che italiano che parlo, eh? Comunque sia, quella persona non deve essere così più o meno essere resa pubblica questa cosa. E poi finiamo in fondo appunto quello l'ultimo comma che modificano, cioè l'articolo 3,1 dopo la lettera A hanno inserito la A bis, dove dice: al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'app Immuni è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. Ora, qua sentiamo spesso sempre dire Immuni, Immuni, protegge la tua privacy. Strano che un operatore sanitario possa andare a accedere al sistema centrale di Immuni e a caricare un codice che ora non so bene cosa significhi, però suona tanto di la mia privacy, in poche parole, non esiste più, nel senso che dove sono stato o per esempio i miei dati vengono resi parzialmente pubblici a un gruppo di persone, dove per me la parola privacy significa che se io ieri sera sono andato in un posto, la mia privacy significa che non lo dico a nessuno, quella è privacy, nessuno lo deve sapere, quella è privacy, neanche i miei genitori, quella è privacy. Ora, poi loro terminano appunto qua dicendo che all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre sostituito dall'allegato A, e questo qua è l'allegato A, qua sarebbe qualcosa legato alla linea guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid. In poche parole l'ho letto in parte, velocemente, ma in parte. Insomma, la sospensione delle attività educative e scolastiche in presenza, con la sospensione, scusate, di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti. Beh, certo, se ci vietano anche ai bambini e agli adolescenti di andare a giocare insieme, è ovvio che vietano il contesto
di avere esperienza di fuori del contesto domestico. Qua in poche parole, anche i bambini ormai li portiamo fra un po' a scuola, li portate, io non ho figli, li portate a scuola fra un po' dentro delle scatole, aprite il coperchio della scatola, esce solo la testa, ovviamente hanno la mascherina e non devono neanche stare dentro su un banco con le rotelle, li lasciate direttamente dentro la scatola, esce fuori la testa come quei giochini tipo con le molle che si vede, tipo dei clown. Poi loro fanno il compitino, poi le maestre li rinscatolano tutti, i genitori, oppure un rullo che gira li riporta a distanziati anche le scatole fuori sul piazzale, dove i genitori li caricano con un pallet nel bagagliaio, sempre i bambini dentro la scatola, li portano a casa e da lì non escono fino al prossimo giorno, dove poi devono ritornare a scuola. Sembra un po' così, meschinetti, messa così a me, dove alla fine. Niente, ora cerco un attimo, scusate, di trovare un attimo chiarimento riguardo al fatto del punto che abbiamo letto poc'anzi, cioè quella della lettera E riguardo ai bar, ristoranti, il fatto di bere o non bere all'aperto, in piedi, dopo le 18. Eccetera, eccetera. Vediamo un po' di capire se c'è un allegato e cosa spiega meglio. Allora, quindi qua faccio ancora qualche breve considerazione su un paio di punti, due o tre punti, e poi mi chiudo, mi taccio. Il comma 6 sempre dell'articolo 1 al punto EE, dove appunto viene modificato, che ve l'ho letto in parte, dice che è consentito l'attività dei servizi di ristorazione dalle 5 alle 24, con consumo al tavolo e un massimo di 6 persone per tavolo. Invece, sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo. Cos'è che significa? Come la intendo? Che se io arrivo alle 18 e un minuto e mi voglio prendere un caffè, mi devo sedere al tavolo. Così la intendo, non posso più berlo al bancone, almeno io la intendo così. Altra cosa che non va bene è qua danno un massimo di 6 persone per tavolo. Vuol dire che se per ipotesi in una famiglia ci sono 7 persone, tipo padre, madre e 5 figli, il quinto figlio lo mandi in mezzo alla strada a mendicare, dove lo mandi? A casa a prendersi il caffè? Perché vedete, se prendiamo le forze dell'ordine in generale, che magari trovi la persona pignola, zelante, mettiamo l'aggettivo che volete, e trovano 7 persone al tavolo, magari a loro forse non gli interessa che il settimo è sempre della famiglia e magari poi anche vivete insieme. La legge è questa e che sia giusta o non giusta, che abbia senso o che non abbia senso, magari gli fanno la multa al settimo della famiglia che non può stare insieme agli altri suoi 6 familiari. Ma vabbè, e niente, quello che poi volevo ancora un po' menarla, perché il mio è un po' un menaggio anche, è che fino alle ore 24 la ristorazione è con asporto. Anzi, leggo leggermente un po' un pezzo più lungo. Comunque, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto. Qua una ripetizione, nel senso che se uno va in un ristorante che fa asporto e si va a sedere al tavolo e mangia al tavolo, abbiamo capito che fino alle 24 lo puoi fare. Se uno va in un ristorante semplicemente a prendersi una pizza, direi che non è vietato andarsi a prendere una pizza al ristorante, anche se vai a prendertela alle 23. O no, perché alla fine qua non si capisce niente. Uno va dentro, prende la pizza che è pronta, la paga e se ne va via. Se no, questa poi è una ripetizione, nel senso qua,
Ripete che fino alle 24 la ristorazione è con asporto. È ovvio che comunque sia, è sempre, dovrebbe essere sempre la stessa logica dell'apertura, l'attività e i servizi di ristorazione dalle 5 alle 24, ergo mettermi ulteriormente questa cosa ha poco senso. Vabbè, niente, ovviamente non c'è, c'è il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, come diceva De Luca, il presidente della Regione Campania, c'è da capirsi cosa significa adiacenze. È ovvio che non è molto chiaro, nel senso magari nelle immediate vicinanze uno non può mangiarsi la pizza. Poi magari va questa pizzeria ipotetica è in una via diciamo che porta a una piazza, uno va a una piazza e si mangia la pizza lì nella piazza, per esempio. Quindi poi cosa succede? Magari poi le piazze le chiudono perché quelli sono luoghi di possibile assembramento, eccetera. Uno cos'è? Vai durante quella vicino a quella pizzeria d'asporto, si siede un po' più in là su una panchina e si mangia la pizza. E anche lì magari chiudono la via, quindi alla fine cosa che succede? Se chiudono quella via vuol dire che le persone non possono più andare in quella via a comprarsi la pizza, se la devono far portare.